Camperizzazione fai da te con 6 posti viaggio e 2 posti letto. Andiamo a vedere come l'ho fatta. Ovviamente tutto ammovibile. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Vans with Fun. Io sono Ale, alias Mastro Marmotta. Sul mio canale sapete che parlo di camperizzazioni fai da te, di van life e diciamo di tutto questo mondo qua. Oggi voglio presentare, appunto, come vi ho anticipato, una camperizzazione che io ho utilizzato durante l'inverno per esigenze di spazio. Vabbè, chi mi segue da un po' sa già che comunque io normalmente ho una camperizzazione, sempre camperizzazioni mobili, quindi senza necessità di omologarle. Vabbè, c'è un video dedicato in cui parlo di come camperizzare fai da te, quali sono le regole, cosa si può fare, cosa non si può fare. Vabbè, per questo magari vi lascio il link qua in descrizione e tra l'altro vi invito anche a iscrivervi al mio canale dove trovate tutti questi contenuti. Detto ciò, appunto, io normalmente ho una camperizzazione strutturata un po' diversa, ma per esigenze invernali ho deciso di fare una camperizzazione che mi dà la possibilità di ospitare magari 6 amici, dare dei passaggi in macchina. Io l'inverno faccio il maestro di sci e anche diversi paia di sci. Allora, andiamo a vederla. Come vi dicevo, la camperizzazione include 6 posti viaggio e 2 posti letto. La potete intravedere da qua. Lì c'è il letto, l'armadio. Ovviamente camperizzazione non c'è solo il letto, ma c'è letto, armadio e cucina, che adesso vi faccio vedere nel dettaglio. Come vi dicevo, qua davanti ho lasciato ovviamente la prima fila d'obbligo e poi ho aggiunto questa seconda fila di sedili che normalmente nell'altra camperizzazione, quella estiva, diciamo non c'è, perché qua c'è la cucina e lì dietro c'è il letto. Adesso la guardiamo da dietro, così almeno si vede molto più chiaramente. Eccola qua, vabbè, c'è il sole che magari disturba un po', però qua abbiamo zona letto, ovviamente, qua armadio e cucina. Adesso li vediamo bene nel dettaglio. Allora, normalmente io ho una zona letto così, ma L, dove si tira fuori un cassettone. Adesso mi serviva a fare questo tipo di camperizzazione anche per avere gli sci. Qua sotto, infatti, volendo, c'è tutta la zona passante, a parte che ho messo la bacinella adesso, la tanica, per gli sci che vanno avanti fino in fondo. Poi, ovviamente, ripeto, in base alle esigenze, ognuno poi si organizza gli spazi al meglio. Allora, iniziamo ad analizzare la zona letto, vi mostro come ho fatto il letto. Quindi qua abbiamo questa zona qua, che è lunga 120 e larga, mi sembra, 70 cm. Ovviamente è troppo corto un letto 120, per questo motivo, proprio per questo, ho utilizzato questa panca qua. Normalmente la seconda fila del vivaro non si abbatte tutta, questa qua sarebbe la terza fila. Ovviamente questa qua invece ha la comodità che, prendo così, si va ad abbattere e quindi si hanno 60 cm extra. E anche qua normalmente lo schienale è molto più rigido. Io cosa ho fatto? Ho aperto qua dietro questa zona qua, ho infilato un pannello di compensato e poi ci ho messo della gomma piuma, così è diventato molto più soffice. Il letto qua ho utilizzato sempre, come nell'altra versione, il letto a doghe, che secondo me è sempre l'opzione più comoda. Infatti si estrae in questa maniera, poi si abbassa qua e qui quello che era lo schienale del letto diventa il materasso completo. Ve lo faccio vedere con me sopra, così almeno vi dà un'idea di come è fatto. Io normalmente dormo sempre con la testa verso il portellone, anche perché qua ho i materassi veri e propri, quindi sono molto più morbidi. Questa qua è la zona più pesante del corpo e quindi le gambe possono stare sullo schienale dei sedili. Quindi così ho un letto lungo 1,80 m, forse anche di più, e quindi ci sta perfettamente. Secondo me può essere una buona soluzione anche per avere un letto sempre nel van, senza avere la zona cucina, che adesso andiamo a vedere. E comunque, se si ha bisogno di portare più persone rispetto ad avere i 3 posti davanti e basta, un 6 posti è come una macchinona. Bene, adesso chiudo il letto e vi faccio vedere l'armadio e la cucina.
Allora, come vi dicevo, ho l'armadio e la cucina, è tutto, diciamo, un mobile unico. Questo qua è anche l'armadio dell'altra camperizzazione, ho aggiunto semplicemente il lavandino. Il tavolino, il resto lo uso anche normalmente. Allora, questo qua è l'armadio con la zona robe del bagno. Qua invece abbiamo, vabbè, in questo caso ho il fornelletto, sacco a pelo, in caso di coperte, vabbè, vestiti, poi... Beh, un armadio, ognuno ci mette quello che gli pare. E poi qua sotto c'è anche un altro comodino, un altro scomparto. Per quanto invece riguarda la zona cucina, qua c'è il tavolino, mentre qua c'è il lavandino. So che sembra un tagliere, ma in realtà... Prende questo, poi qua si prende il rubinetto e lo si incastra qua in posizione. Vabbè, magari anche il lavandino, il rubinetto solito, vi lascio come sempre le liste Amazon dove trovate tutti i prodotti che vedete qua nei vari video. Allora, il rubinetto, questo qua è autoalimentato, si carica con la USB e al momento è collegato a quella tanica lì dell'acqua. Questa, diciamo, lavandino bacinella ha anche il buco di scarico per evitare di bagnare per terra, ovviamente di scaricare per terra. Ho questa tanica qua che si collega semplicemente qua. Quando avevo fatto l'altro video in realtà mi ero dimenticato di collegarlo, quindi ho allagato tutto. E qua il funzionamento è molto semplice. Oh, essendo autoalimentato basta schiacciare questo pulsante. L'acqua viene pescata da lì e poi, aprendo qua la valvola di scarico, l'acqua scarica direttamente nella tanica. In un altro video alcune persone mi hanno commentato: è inutile avere la cucina in van. Secondo me è essenziale, poi dipende da che uso se ne fa. Se uno viaggia e dice: ah no, tanto io vado a mangiare fuori e basta, sto via solo il weekend. Ma ritorniamo al discorso, ognuno se lo camperizza o si fa il van in base al proprio utilizzo. Ovviamente manca solo una cosa alla cucina, anche abbastanza la più importante, il fornello. Trova qua. Secondo me questo tipo di fornello è molto utile, molto pratico, perché funziona con delle bombolette del gas che si trovano al supermercato, al Decathlon, un po' ovunque, e è trasportabile, quindi volessi cucinare fuori anche lo alzo e lo sposto fuori. Quindi qua, diciamo, cucina completa è fatta così. Un'altra cosa che non vi avevo fatto vedere è anche il discorso che io il lavandino ho fatto in modo che, volendo comodamente staccare e usare come bacinella per l'esterno, poi si ripiega così e si rincasta. Insomma, questa qua è la camperizzazione 2 posti letto, 6 posti viaggio, con cucina, letto e armadio. Se avete domande, dubbi o qualsiasi cosa, commentate qua sotto. Fatemi sapere se vi è piaciuta, se fareste delle modifiche, se... non lo so, qualsiasi cosa. Tra l'altro vi ricordo di iscrivervi al mio canale e magari attivate anche la campanella qua sotto, così rimanete aggiornati ogni volta che esce un nuovo video. Se, diciamo, se spulciate tra tutti i video che ho già girato, rispondo a buona parte delle domande che mi vengono poste più di frequente.